Ben ritrovati, oggi vogliamo iniziare con una frase, e cioè meno male che c'è il web. E perché? Perché ovviamente facciamo ormai quasi tutto sul web. Certo che i dati che ci dicono i ragazzi, gli adolescenti passano 2 mesi l'anno, 2 mesi dico, al cellulare, se facciamo il conto delle ore di tutta la giornata, fa un po' impressione. Elena Lorenzini, psicoterapeuta, va bene così? Diciamo, sono saltati un po' tutti gli equilibri, no? Fino a febbraio-marzo 2020 dicevamo ai ragazzi di stare al cellulare con un tempo, diciamo, di qualità, no? Non tanto la quantità, perché sappiamo tutti che noi ci siamo fissi, diciamo, tutto il giorno, bisogna vedere quanto poi riusciamo a staccare, a fare altro, sempre senza stare a guardare le notifiche. Ecco, questi sono equilibri, sono completamente saltati. Questo ce lo dice una ricerca che è stata fatta negli ultimi mesi, nel quale è stato analizzato il rapporto nuovo degli adolescenti con il cellulare. E che cosa è stato visto? Che fondamentalmente i ragazzi stanno molto più tempo al cellulare di quanto stavano prima, no? Quindi anzi, gli risulta proprio difficile non starci. Quindi ci stanno per chattare con gli amici, per guardare film, per ascoltare musica, però sta di fatto che, diciamo, le porta via dalla realtà. E le porta via dalla realtà. Abbiamo più volte detto dell'importanza di invece condividere momenti. In questo caso non possiamo dire di condividere momenti con gli amici perché non si può, ma almeno di condividerli con la famiglia, perché io ricordo, in casa mia era vietato guardare la TV mentre mangiavamo, i cellulari all'epoca non c'erano, quindi figuriamoci se si poneva questo problema. Oggi ci sono delle regole che si possono ancora mettere, nonostante il figlio ti possa dire: ma io, mamma, sto facendo i compiti, io, mamma, sto correggendo, che ne so, la versione insieme al mio compagno di classe. Allora, decisamente controllare se è vero o sta magari ascoltando la musica su YouTube o guardarsi un film in streaming. Poi ci sono, ad esempio, quelle regole che valevano anche prima che iniziasse, diciamo, questa data, che ovviamente è stata vantaggiosa, ha avuto il suo riscontro positivo perché ha permesso a molti ragazzi di continuare l'anno scolastico. Però che cosa potremmo fare? Innanzitutto creare le zone cellulare free, no? Quindi ad esempio in camera da letto si dice non si porta, mentre molti ragazzi stanno, anzi, addirittura quasi tutta la notte, o comunque per molte ore al cellulare, no? Quindi avendo poi difficoltà a dormire. Tra l'altro, questo ne avevamo parlato anche durante il lockdown a aprile-maggio, no? Di come si sono poi sbalzati tutti i ritmi sonnoveglia. O ad esempio, come dicevi tu, no? A cena non si guardava la televisione, ora a cena non si dovrebbe guardare né la televisione né guardare il cellulare. Quindi darsi delle regole nel quale, che poi è una regola di condivisione, per dire a cena magari parliamo di quello che abbiamo fatto, no? Piuttosto che ognuno immerso nel proprio mondo. E poi un'altra cosa che, ad esempio, soprattutto se i ragazzi o magari ragazzi più grandi hanno motorino e macchina, ovviamente non si guarda neanche lì il cellulare, perché la dipendenza è tale che non riesci neanche a fare magari dei chilometri senza guardare la notifica, no? Perché la dipendenza è dalla notifica: chi mi avrà scritto, chi mi vorrà, quanti like ho ottenuto. E in questo caso si vede proprio che c'è una dipendenza tale dovuta allo stare perennemente attaccato al cellulare o al computer, perché è l'unico mezzo che abbiamo per parlare, per socializzare, quindi è comprensibile. Ecco, però riuscire un po' a recuperare i propri tempi, perché se io vedo che non riesco a stare senza il cellulare, inizia a essere un problema. Quindi magari darsi proprio delle regole, soprattutto per farli genitori, e poi per i ragazzi, e ovviamente seguirli loro stessi, e anche proprio delle zone libere dal cellulare o delle ore. Mi viene un attimo da sorridere perché, insomma, bisogna poi essere bravi anche come genitori a rispettare quelle regole, perché non si può dire al figlio di non, guardare il cellulare e poi magari correre a vedere chi è che ti ha scritto o chi è che ti ha messo appunto un like su un post, perché non se ne può fare a meno. Ma come mai è diventata così una droga? Ma questo il lockdown c'entra poco, eh? No, allora, sicuramente la droga ce l'avevamo già prima, non è che diciamo il 2020 ha cambiato nulla, probabilmente ha amplificato perché è rimasto l'unico mezzo.
diciamo, abbiamo bisogno di socializzare, no? E questo purtroppo è in modo trasversale. In più, diciamo, le notizie, la novità, diciamo, il cellulare ormai racchiude non solo i social, ma anche se mi viene in mente una cosa, la cerco lì o nel computer, o se devo fare un bonifico, lo faccio magari nell'home banking. Infatti, non si parla più di online e offline, ma di on life, no? Ormai tutta la nostra vita è lì dentro, quindi cioè, diciamo, noi ci stiamo sempre, quindi è difficile non starci, ma infatti non è tanto il tempo, no? Ma più quanto io riesco a staccarmene. E ovviamente essere genitori in questa fase è complicato, perché quando magari a noi ci dicevano di non guardare la televisione a cena o di non guardare troppo cartoni animati, era difficile che andassi in un'altra stanza e trovassi la mia mamma a guardare cartoni animati in un'altra televisione, no? Quella era. Oggi invece magari al figlio gli dici non guardare il cellulare, poi vado in un'altra stanza e trovo il babbo e la mamma a guardare su Facebook. E questo è poi i genitori perdi di credibilità. Ecco, è forse più complicato questo. Quindi genitori staccati i cellulari, tanto per un'ora, anche se vi cercano, non è fondamentale, potete recuperare più tardi e parlate con i vostri figli. Ciao! A presto! Grazie.